La terza edizione di Radici e Tradizioni Calabre è una serata secondo me abbastanza bella che viene svolta in piazza, ci saranno gli spaghetti per tutti i cittadini, ci sarà il gruppo di Simone Ruzzi che è un gruppo abbastanza famoso, ci sono i gonfiabili per i bambini, insomma con il gruppo abbiamo cercato di organizzare quella che è una serata goliardica, una serata per le famiglie, una serata per i bambini, una serata per tutti. Manifestazione importante che si basa sulle tradizioni calabresi, anche questo è un bel segnale per il territorio. Certamente, infatti è il terzo anno, abbiamo puntato appunto su un artista che è del loco e ci teniamo tantissimo, diciamo, a valorizzare quelle che sono le tante stupende tradizioni del nostro paese e della Calabria tutta. E non a caso questa manifestazione rientra poi in quelli che sono i festeggiamenti di Sant'Umile, nei festeggiamenti estivi di agosto, e proprio Sant'Umile sarà il protagonista di questo weekend. Ma noi lo speriamo, a Bisignano abbiamo il santo, come associazione Rinnoviamo Bisignano abbiamo fatto tanto perché organizzare una festa del genere non è semplice e ci aspettiamo insomma che la gente accolga diciamo, in maniera positiva questa festa, però in base alle persone penso che è così. E speriamo pure che nei giorni a venire insomma, ci sia pure un bel po' di gente perché il nostro santo, come dicono in tanti, è stato umile in vita, vorremmo che adesso che è santo da morto abbia, diciamo, sia più conosciuta a livello non solo regionale però anche nazionale, insomma venga preso maggiormente in considerazione. Andrea Algerio, un'altra bella manifestazione di Rinnoviamo Bisignano. Tante tradizioni, d'altronde anche nel vostro manifesto le avete evidenziate, così come anche nel nostro spot. C'è comunque la soddisfazione di portare sempre tanta gente a riscoprire quelle che sono le proprie origini, perché in fondo noi siamo le nostre origini. Buonasera, grazie a tutte le persone che sono intervenute, grazie a tutti i bisignanesi, perché ci onorano sempre con la loro presenza. Noi cerchiamo di fare quello che merita questo paese e questo territorio, ricordare le nostre origini, le nostre tradizioni, non dimenticarle, stare vicino a questa popolazione. Io da consigliere comunale ho l'obbligo, ho il dovere di fare quello che faccio, perché sono molto orgoglioso e molto onorato di quello che il popolo mi ha attribuito, e non è solo questa volta. Quello che io tengo a precisare, quello che tengo a dire, che mi batterò sempre con razionalità, con rispetto, per il bene di questa terra, per il bene di tutti i figli di questa terra, per il bene dei bisignanesi e di questa popolazione che lo merita, avendo rispetto di tutti e impegnandomi sempre al massimo, perché io in questo paese, in questo territorio ci credo e credo che con il giusto carburante questo territorio riesce a viaggiare come merita. Ecco, e poi la manifestazione di stasera ne è anche un esempio, artisti locali, persone che stanno a contatto con la gente giorno dopo giorno, ecco, questa diciamo che è una manifestazione per tutti. È una manifestazione per il, come dici tu giustamente, per tutti, è una manifestazione con degli artisti locali, con dei prodotti tipici di questo territorio, come il peperoncino, l'olio, dei prodotti di nicchia che noi dobbiamo valorizzare, dobbiamo ripartire dall'agroalimentare se vogliamo far ripartire la media valle del Crati, dobbiamo puntare sui prodotti di nicchia del territorio, salvaguardare l'ambiente, promuovere innanzitutto la sicurezza ambientale, promuovere il territorio e far sviluppare e promuovere questi prodotti di nicchia che sono nel territorio di Bisignano, come i prodotti agricoli che vanno per nomea in tutta la Calabria e in tutta la provincia di Cosenza, i prodotti che nascono in questo territorio, non nascono ovunque, quindi bisogna parlare anche di questo, bisogna dar voce a chi dalla mattina alla sera si spende per far sì che questo paese viene ricordato per tutte le cose meravigliose
meravigliose che Dio ci ha dato e che l'uomo, se vogliamo, poco ha fatto, ma ci sono persone che dalla mattina alla sera si spendono in questo territorio per far sì che i loro prodotti vengano riconosciuti in tutta Italia, in tutta la Calabria, e noi glieli dobbiamo far crescere con, salvaguardando l'ambiente, lavorando e puntando su un settore ambientale sempre più salubre, sempre più sicuro. Quindi in questo modo daremo la giusta importanza ai prodotti del territorio di Bisignano. D'altronde anche il nome della sua associazione, Rinnoviamo Bisignano, che c'è da qualche anno sul territorio, vuole essere anche un buon auspicio per i nostri territori. Noi con Rinnoviamo Bisignano vogliamo essere al servizio della popolazione, vogliamo essere al servizio dell'associazione, vogliamo essere al servizio dei cittadini, vogliamo collaborare se l'amministrazione che è al comune meriterà la nostra collaborazione, noi saremo pronti a collaborare. Nel momento in cui l'amministrazione di Bisignano avrà non un rinnovamento, ma un modus operandi come tutte le altre, non sto a criticare, noi ci contrapporremo a questa amministrazione e creeremo le condizioni, creeremo una squadra per presentarci ed essere o protagonisti o antagonisti, questo poi lo faremo decidere alla gente. Se l'amministrazione del comune di Bisignano farà bene, saremo pronti ad applaudirli e a sostenerli se ce ne sarà bisogno. In ultimo facciamo, forse doveroso, anche un applauso ai tanti componenti di Rinnoviamo Bisignano che con buona volontà permettono la buona riuscita di queste manifestazioni. Io ringrazio il gruppo.